Quello che sono tutte le decisioni peggiori che ho preso. Quella di scegliere le decisioni peggiori. Ma certo che so come... Ma no, aspetta, dai. Alba, no? Dai, quella che cantava Ti pretendo, no? Sono in incrocio tra la Parietti e Raff. Dopo i 40, per evitare le vene varicose, meglio le sneaker. Ma in testa c'ho sempre i tacchi, però. In aereo do il meglio di me. Credo che prima o poi vincerò un Oscar per l'attacco di panico migliore della storia degli attacchi di panico. Sicuramente un posto abbastanza selvaggio e incontaminato. La comodità per me non è vacanza. Le complicazioni del mio lavoro sono tante. Diciamo che forse quella che più ti manda in crisi è quando ti fai attaccare molto dai giudizi degli altri. Se in macchina sono dotata di cioccolatini, patatine, tramezzini, una birretta, a me il traffico non dispiace. Sulla A4 ho fatto dei bei campeggi. Diciamo che il pasto in famiglia è abbastanza monotematico. Il famoso Astice di Palmarola, dove sono nata a Roma. Non so cucire. Sono talmente una capra che è proprio un talento il mio. La farei al tizio che ogni volta mi lancia il primo epiteto della giornata alle 7 del mattino dietro di me al semaforo, no? Ma che te incazzi? Cioè, ma perché sei già così incazzato? E questa è la domanda principe. Mi è sempre affascinato molto il Medioevo. Poi però troppe restrizioni, le donne insomma. E tu dici, beh, pure adesso però. Infatti, insomma, ed è un po' come vivere nel Medioevo, quindi direi adesso. Io ho un rapporto col cellulare abbastanza strano. Gli ho tolto la possibilità di parola dal primo giorno in cui l'ho comprato, cioè non ha la suoneria, mai. Non è un oggetto che mi fa tanta simpatia, poi però sto sempre appiccicata pure io, lo uso, mi rendo conto che, insomma, farne a meno è dura. Siccome ho paura di andarci da sola, cerco sempre un partner e allora è sempre non amarmi. Dove do il meglio di me, proprio. La mia paura, che poi non è tanto irrazionale, in realtà ha una sua radice. Tutte le volte che inizio qualcosa di nuovo, ma anche nella vita, non solo nel lavoro, e di non saperlo più fare. Metto piede, che ne so, sul set o sul palco a teatro, banalmente a casa a far la mamma, e mi rendo conto che facendo mi ricordo. È come andare in bicicletta forse, però ecco, prima di salirci è un disastro, mi si annebbia la testa. Ho detto talmente tante bugie fino ai 33 anni che ho smesso completamente. Adesso l'unico vero vantaggio è dire la verità sempre e vedere negli altri l'effetto che fa. Forse il primissimo, quando Boncompagni mi ha guardato e mi ha detto divertiti, preparati, gioca, ma ricordati che non salverai mai vite umane. E la trama di un film quale sarebbe? Mio malgrado ho vissuto proprio esattamente come hai descritto lì, compresa la rottura di un arto che per lei era il ginocchio, per me era il polso. Mon Roi, un film bellissimo con Vincent Cassel che parla di un narcisista patologico. Ciao, sono Ambra Angiolini e se volete vedere altri video di Vanity Fair, cliccate qui.